Color Your Life incontra la Settembrini e il Giulio Cesare di Roma. Presso l'Aula Magna del Giulio Cesare, alla presenza di due classi della stessa scuola e sei classi dell'Istituto Comprensivo Luigi Settembrini di Roma, William Salice e la professoressa Paola Spinelli, organizzatrice dell'evento, hanno presentato la Fondazione No Profit. I ragazzi di oggi devono sapere che dovranno essere molto molto più preparati, dovranno sapere minimo tre lingue, oltre all'inglese, l'italiano e un'altra lingua tra lo spagnolo, l'arabo, il cinese, e devono sapere che cambieranno il lavoro più volte. Di conseguenza devono assolutamente aumentare la cultura e lo studio, perché il mondo è pieno di concorrenza, ma potranno divertirsi di più. È un mondo di cultura, solamente con la cultura loro vincono. Se non avranno cultura sarà dura. William Salice, ex manager della Ferrero, nel marzo del 2008 ha fondato Color Your Life per aiutare i ragazzi nella scoperta delle loro passioni, renderli coscienti dei propri talenti in modo che possano trovare la strada da percorrere per realizzare i loro sogni. I giovani, compresi fra i 13 e i 18 anni, cioè dalla terza classe della scuola secondaria di primo grado fino alla quinta classe di tutti gli istituti superiori e dei centri di formazione professionale, accedono ai moduli estivi della durata di 12 giorni, completamente gratuiti, partecipando ai bandi promossi dalla Fondazione. Gli elaborati presentati dagli studenti vengono affidati a un gruppo di valutazione composto da esperti dei diversi settori che individuano i più meritevoli. Un'iniziativa preziosa rivolta al futuro perché, come si legge sul sito della Fondazione, i giovani sono un patrimonio che va aiutato a esprimersi, perché i giovani hanno sogni da realizzare, perché i loro sogni realizzati sono il futuro di tutti, perché il loro futuro è il nostro sogno. Credono nell'opportunità appunto di scoprirsi, di mettersi in gioco, a partire dall'autopresentazione, perché appunto è una autopresentazione che l'invita, l'induce a indagare, e poi il fatto di dover scegliere in autonomia, navigando sul sito, il bando più congeniale e quindi improntare un prodotto che sia svincolato dal linguaggio scolastico tradizionale, ma che possa dare loro l'opportunità anche di parlare con altri linguaggi, quello della fotografia, quello del cinema, quello del fumetto. Quindi sinceramente l'esperienza poi del campus, che è il premio finale, è un ulteriore puntino rosa, perché effettivamente loro realizzano un sogno, che è quello di vivere un'esperienza con i loro pari. I pari sono molto importanti, e tra l'altro questa opportunità continua anche dopo il campus.